vedo, cioè. Ma provatelo, No, no, provatelo. no, va bene così, dopo lo voglio provare in altre condizioni. Vedo te e rivedo me dai video. Io vedo una persona impacciata quando vedo me, invece tu sei fluido, Sei nervoso o dolce. falsato qua? No, no, perché quello sto così. Ah, ok. No, ma Capito? guarda che qua, se non fosse che arriva l'albero incrociato davanti, ti ammazzo. No, ma Amore. si poteva, pure io sono andato tranquillo. Il discorso è un altro, la fluidità dei movimenti che ti vedo. E tu sei. Io lo faccio, sto appresso, non è che io ho problemi, ma non sono fluido come te. A volte addirittura mi dà l'impressione che ti muovi troppo. Cioè, ho visto che andavi passeggiando eccessivamente più che fare metri. Sì, Sì, perché ci sono gli alberi. Però ma perché giocavi? Però tutto quel giocare poi lo non è fai. tanto sul gas, cioè alla fine il gas che diamo è poco perché non sai se arriva da Sì, qui vabbè, dietro, l'albero, chi se lo. arriva l'albero. Si tocca un albero a C'è chi lo ustezza. brucia là che è Cioè, ci bellissimo. sbattuto la telecamera, un po' che chiude, ci rimane agganciata la Ind. Ma pure si Purtroppo è la tocca legislazione che mo l'ustezza. peggiorerà sempre, che è molto l'estate, aumenta la frasca, quindi. Ma se ti tocca lo sterzo, lo ti butta a terra, eh? Vabbè, sì, diciamo che se riesci a pararti, riesci a ripararti. Perché tra canale e una Comunque girata. guarda, è proprio asciutto, non pensavo Sì, che potesse su giocare. quell'argilla invece, hai visto come è ancora scivoloso? Dove tu sei andato, sciacchita e è sprofondata dentro. Ma perché quelli sono pezzi un po' più diversi, diciamo di sabbia. Però visto che comunque la maggior parte, io non pensavo che fosse così asciutto qua. No, ma io immaginavo invece. Mi Ma di là dove si aspettavo un va? po' più di umidità. Invece io mi aspettavo una cosa simile. Mi Forse aspetto qualche pozzo ancora da qualche parte. speravo che ci fosse un altro po' di umidità. Che è passato dal fango eccessivo. Comunque il gas in più è come se avessi più molla. In che senso? Ah, dietro il mono per dare il gas all'acceleratore. Pam 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 pam. Ti sostiene di più. Si sente molto di più, però ha perso quella cosa che si sedeva negli punti di ostacolo, che mi piace a me. Si sedeva e mi permetteva di avere più contatto a terra, far alzare l'anteriore e poggiarlo dove voglio. Invece in questi punti sto più in difficoltà perché tengo leggermente la moto un po' più alta. Beh, dovrei togliere un po' di molla in Dovrei realtà. ancora togliere Però il la cosa mo. bella è visto che non scivola più. Cioè quella cosa che perdi il Sì, posteriore se ne va, non lo fa. questo l'ho È notato. più, anche se derapa, è molto più progressiva. Tu senti la derapata e c'hai tutto il tempo di intervenire. Però l'ho sentito ancora che se, quando poi si è schiacciato ci ha messo tempo per allinearsi. Forse questo è l'idraulico che sta un po' aperto. Io invece avrei tolto, pensa che vorrei forse vorrei frenare un po' l'estensione e dargli forse un po' di compressione in meno. Chissà proprio che fa, dipende che problema vuoi risolvere. Quel pam 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 lo vorrei un po' togliere, perché non è che mi fa Ma impazzire. come fai a sentire? Io questa cosa non la sento. Per esempio, già in un tratto come questo, se non prendiamo una determinata velocità, vado solo sbattendo, devo superare quel Ma punto. forse c'è troppa molla allora. Questo sembra più una risonanza della molla che non un problema di idraulica. Però è aumentato col gas, forse perché la tenevo, Beh, certo, prima era più perché bassa e la tenevo a bada. sicuramente mo la molla viene sostenuta di più, certo. Però, cioè, parliamo di Inizio. setting, non di problemi, eh. Ah, ma dice, va buono. Mi sono fatto tre uscite con la bicicletta, un ginocchio, non mi ha fatto male. Mo sono venuto qua, sulla salita di quel campetto, mi ha fatto male un ginocchio. Fai qualche movimento in particolare. Chissà, forse ho lo stivale che pesa e me lo tira, chissà. Può La posizione per muovere le marce. darsi pure. Con la bicicletta pedalando non mi è venuto niente, mo mi è venuto qua. Buh. Strano, guarda, veramente strano.
gira se sei capace. No, si gira. Ma se la prendi buco per terra. Ma forse te ne ha pressione più altre go. Uno. Il problema è fare mettere in moto. La marcia ritta le metti in moto, giovane. Ma questa come funziona con la pressione? È normale. Normale, normale. E c'è? La pensa che puoi lasciare. Ma posso lasciare, non ci si viene più. Ma che sta la sensazione? Devi abituarti un po' la pressione. Thank you.
Senti, di aggiustare qualcosa, però ci siamo quasi. Hai un anteriore che per me è un po' troppo, nel senso che secondo me ci vuole il tuo peso. Per me mi torna parecchie volte in faccia, ci vedono pari i bot che stai costruendo, eh. Ci vedono un molto chiusa, sta tutto chiuso. Ha piato un rimbalzo di lato, ma fatto poi usi una pressione della gomma anteriore troppo alta per me. Secondo me hai quell'1.0102 in più a me. No, io sono uno. Se dipende dal manometro. Vabbè, certo, io faccio quello del go-kart. Ti do il mio manometro, quello del go-kart dovrebbe essere preciso. Ti do qualche volta il mio manometro per curiosità, ma non per vedere. Perché questa sensazione che ho avuto, infatti ho fatto fatica a fidarmi dell'anteriore, e la prova è misi la pressione a 1.2. Non riuscivo a guidare. E ho la stessa sensazione qua. Io sento un po' pesante davanti al treno. Sì, invece io la sento ballerina. Tu questa qui la senti la CRF. Questa a me mi ha dato la sensazione, infatti visto nel vialetto non ho preso velocità perché tenevo chi lusterze, che non tenevo stabilità, assolutamente, ma quella sensazione di leggerezza sotto le mani. Poi sono stanca, infatti questa non stanca, questa, la tua no. Questa stanca, questa stanca. Le braccia che sono stanche, per pochi metri. L'ho notato pure, cioè, allora le reazioni sono più secche, più pam pam di questa. Mo magari col tuo peso non è così, però a me ha fatto fatica a prendere fiducia, a spingerla. Però non mi ci stancate per niente. Queste infatti si sentono le braccia, sono le mani gonfie. Zero, zero. Perché però poi probabilmente ci allentano poco canotte e sterzi, perché io lo aprì, magari l'ho stretto un po' troppo. Comunque il mono che è strano qua. Il mono saltella. Dietro me e quelli sono i colpi che non faceva più togliendo il gas. È lì, facciamo togliere, non ci vuole niente a togliere. Però mi sembra, cioè io togliere un po' di molla. Un altro po' di molla, perché basta, tocca. Vabbè, però devo vedere. È duro, non è che... Devo vedere con sta pressione qua se tocca ancora a terra, perché a me toccava andare, io mega... Ora non ho toccato da nessuna parte. Ma non mi ha fatto i scalini. No, vabbè, no. Pensa ai scalini che normalmente facciamo, vabbè, solo un poco a scendere l'anno, però non ho toccato là, però l'andatura era piano. Sì. Senti, comunque chiunque dice con 2.50 si prendono le mazzate a priori, diciamo. No. Allora, il motore aiuta, ma non sempre. In alcuni frangenti no. No, perché se quando stai un po' storto, che pulisci che poche uscite dalla curva, quando vai a pizzica, bam! Cioè, questa, sai come faccio così? Abituato a questo, no? Che puoi aprire pure perché tieni le marce lunghe. Apri così. Eppure che tu in marce lunghe. Però... cioè, io facevo così. Ma perché io solo bannando, dove sta andando? Devi pure caricarla un po' tu forse. Sì, perché io la guido un po' indietro. La strada è che questa qua, la sella scende in avanti. E infatti invece a te ti ostacola. Dice no, a me è dritta, non scivola. Non penso, Come pare che si scivola avanti. Credo che sia questa che sia alta, non quella che sia strana. Cioè tu ci devi scivolare in avanti? Sì, questa è la posizione normale. Io ti dico che questa è una sella rifatta. Non lo so. Questa è un gel fatto apposta con delle sagomature fatte apposta. Non lo so, comunque ripeto, io quello che ho notato in questo momento è che puoi volare comunque anche con questo. Sì, io ti ho visto, tu mamma mia, come fate a camminare in questa maniera in questa motocicletta? Si può volare con questo uguale, questa la certo, l'avrei usato tutto il motore. Sì, ho pure trasportato un po', però vabbè, finiamo a dire, vediamo che più di questo non ti poteva girare. Invece... Però aggiustandoci un po' il mono, sistemando un po' le leve, mettendo